a questa nuova puntata di Bottiglie Aperte. Sono Flavio Grassi e oggi voglio parlarvi di Manzoni. Non scappate, non sto per propinarvi un ripasso di letteratura italiana. Il Manzoni di cui vi parlo non è Alessandro, ma un signore che si chiamava Luigi. Dal 1933 al 1958 è stato preside della Scuola Enologica di Conegliano. Anche lui era un autore, solo che invece di poesie e romanzi, Luigi Manzoni scriveva pubblicazioni scientifiche e soprattutto creava uve. La sua passione era sperimentare incroci fra diverse varietà di vite per ottenere nuovi vitigni migliori di quelli allora in uso. È un lavoro complicato che richiede una pazienza infinita, perché tutte le uve da vino, i diversi vitigni appunto, sono varietà di un'unica specie botanica, cioè la Vitis vinifera. Poi però all'interno di ciascun vitigno, come può essere il Sangiovese o il Verdicchio per dire, ci sono miriadi di sottodivisioni, i cultivar come li chiamano di solito in botanica, o cloni, che è la parola che si usa più spesso nel mondo del vino. Sono varianti che raramente vediamo specificate sulle etichette, ma che possono avere caratteristiche anche parecchio diverse fra di loro. Volendo sperimentare nuovi incroci, non basta mettere insieme, che so, un nebbiolo e un barbera qualsiasi. Bisogna tener conto dei precisi cloni che si incrociano, perché i risultati possono anche essere molto diversi. E poi bisogna armarsi di molta pazienza, perché prima di poter vedere quello che ne esce, cioè il vino che riusciamo a ottenere, passano almeno 4-5 anni. Considerate le premesse, il fatto che in una decina d'anni di esperimenti Luigi Manzoni sia riuscito a ottenere almeno 3 vitigni che sono tutt'oggi coltivati è un risultato straordinario. In particolare uno dei suoi incroci è molto diffuso non solo in Veneto ma anche nel resto d'Italia. È quello che con il sistema di numerazione che si era inventato lui aveva schedato come 6.0.13 e che oggi spesso troviamo sulle etichette, oltre che con questa sigla, anche semplicemente come incrocio Manzoni oppure Manzoni Bianco. È un incrocio fra Riesling Renano e Pinot Bianco. E riesce a dare vini che offrono il meglio di queste due varietà. Vini bianchi eleganti, profumati, corposi. In enoteca ne troviamo diversi che vale la pena di comprare. Ma questo Nina 2009 di Cadiraio, secondo me, è un esempio particolarmente interessante e ben riuscito. L'etichetta ci dice che è fatto con uve surmaturate in pianta. Vuol dire che i grappoli sono stati vendemmiati qualche giorno più tardi del normale, quando gli acini cominciavano già ad appassire. In questo modo si ottiene una maggiore concentrazione degli zuccheri, diminuisce la naturale acidità della polpa e si innescano altre reazioni molto complesse. Il risultato è un vino con un profumo molto ricco e intenso. Ci sentiamo note di frutti tropicali, come l'ananas, sfumature di albicocca, fiori e anche qualcosa come un accenno di salvia. In bocca poi lo troveremo corposo, sapido, con una bellissima sensazione di equilibrio complessivo e di nuovo con aromi molto intensi e persistenti. Insomma, è un ottimo vino che si fa notare sia per complessità che per l'originalità ed è perfetto per accompagnare piatti con ingredienti come i funghi, gli asparagi o i carciofi, che sono cibi che mettono a dura prova molti vini, ma che con la sua morbidezza questo incrocio Manzoni riesce a dominare perfettamente. Per oggi è tutto, da Flavio Grassi un saluto e arrivederci alla prossima Bottiglia Aperta.